Un nuovo look per Viale Cesare Battisti di Fano. Addio a strade rovinate, incuria, ma soprattutto ciclisti e pedoni che invadono la carreggiata. È stata presentata questa mattina la nuova visione del tratto stradale che va dalla fine di via Garibaldi fino all'intersezione con via Dante Alighieri. Il progetto, redatto dallo studio 3T Progetti di Roma, prevede nuove soste auto gratuite e a disco orario a lato nord, la sostituzione e la piantumazione di nuove alberature e una nuova pavimentazione in selciato ai lati della strada principale. Un occhio di riguardo è stato dato anche per la piccola area verde di Piazzale Rosselli, con nuove sedute e una nuova pavimentazione. Assessore, una nuova immagine per Viale Battisti. Sì, questa settimana approveremo il progetto di fattibilità tecnico-economica su Viale Battisti. Sarà appunto creata questa suddivisione degli spazi per gli utenti. Oggi sappiamo che è molto frequentata da pedoni, ciclisti e automobili in una maniera un po' anarchica, diciamo così, e quindi risulta anche molto pericolosa per gli utenti. Nel 2023, quando inizieremo i lavori, finalmente avremo questa suddivisione degli spazi. Quindi sia nel lato nord avremo un marciapiede di 1,5 metri almeno per poter avere una fruizione sicura per i pedoni, manterremo i parcheggi sul lato nord di Viale Battisti, mentre sul lato sud ci sarà una ciclabile a doppio senso di marcia e un largo marciapiede più aderente alle abitazioni. Inoltre il progetto prevede la realizzazione di un nuovo piccolo ponte moderno a lato sud dedicato esclusivamente alle biciclette, mentre quello esistente a lato nord per i pedoni. All'interno di questo progetto non è previsto la progettazione definitiva esecutiva perché verrà fatto in un secondo stralcio. Attualmente sono 950.000 euro il finanziamento preso per questo stralcio, mentre per questo ponte sulla ferrovia, essendo percorso autorizzativo molto più lungo e complicato e anche delle risorse abbastanza importanti, circa 500.000 euro, prevediamo di realizzarlo in un secondo momento. Soddisfatto il sindaco Seri, finalmente daremo una nuova vita a uno dei tratti più utilizzati dai cittadini e dai turisti. Stiamo proseguendo su quello che è il nostro obiettivo, quello di rendere questa città sempre più bella e sempre più accogliente. Oggi presentiamo un nuovo progetto che verrà realizzato nel 2023. Con quest'opera veramente rendiamo ancora più bella, che si legherà a quello che è il prossimo progetto che sta proseguendo, cioè la riqualificazione del waterfront, che andrà a completare tutta questa zona. Quindi un altro bel risultato, una città che cresce, che diventa sempre più bella.